Oggi parliamo di clima, stiamo seguendo un po' tutti la conferenza di Parigi, non si sa, sono le ultime battute come finirà. E lo leggiamo e lo vediamo spesso sui media, in TV, l'ambiente in cui tutti viviamo si sta inequivocabilmente surriscaldando e continuerà a farlo nei prossimi decenni. In particolare la combustione di carbone, gas metano e petrolio ne sono la causa principale. Alluvioni, siccità, ondate di calore, ovvero quelli che gli esperti chiamano eventi estremi, si stanno intensificando in diverse parti del mondo e in modo irregolare e mettono a repentaglio l'idea di stabilità cui siamo abituati. Comunità distrutte, danni economici a persone o interi sistemi produttivi. E tra poco vi faremo vedere le proiezioni animate, le simulazioni della NASA e di Google su quello che potrebbe accadere nelle grandi città del mondo. Ma anche cosa accadrà all'Italia, alle città interne come Roma ed anche a quelle costiere come Napoli e Salerno se i ghiacciai si dovessero progressivamente sciogliere. Ed anche molte specie animali, non solo noi umani soffriremo, anche molte specie animali, peraltro già minacciate dalle attività illegali dell'uomo, rischiano l'estinzione, mentre il riscaldamento sta già facendo emigrare verso di noi insetti e malattie tropicali. Su questi aspetti è con noi in studio un personaggio popolare che conoscete, è venuto spesso da noi, Giuseppe Iovane, professore nel Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli. Non possiamo purtroppo collegarci, l'avevamo previsto ma non è possibile, con l'ISPRA, con Roma e con la dottoressa Luisa che è proprio impegnata a Parigi nelle ultime battute della preparazione della bozza della conferenza di Parigi. Secondo l'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è il comitato ONU sul clima, il nostro pianeta si è scaldato di quasi un grado e stiamo andando verso un aumento della temperatura media del globo, che a fine secolo potrà essere, se non si interviene decisamente, compresa tra i 4 e i 5 gradi, un aumento dovuto alla continua crescita e concentrazione di gas ad effetto serra come il CO2, biossido di carbonio o anidride carbonica, prodotto dai combustibili fossili come il carbone, il metano, che negli ultimi anni è aumentato del 150% e quindi è sfatato il mito del metano che non inquina, anzi rendiamocene tutti conto, il metano inquina 21 volte più del CO2. E tra le regioni, vedete in questa computer grafica che ci fa vedere Carmine Marano dalla regia, che producono più effetti serra con le emissioni di metano, parliamo di metano da industria, trasporti, agricoltura, con Lombardia, vedete Lombardia e Puglia, la Lombardia vedete si ritaglia il 17% del paese, ci sono anche la Puglia e la Campania. E quindi il nostro governatore, l'onorevole De Luca, grande sostenitore. Ecco qui, vedete la Campania, la Puglia che viene subito dalla Lombardia, ma la Campania si ritaglia il 4%, vedete questa freccia nera, il 4% del totale paese. Quindi il nostro governatore, che come sappiamo è grande sostenitore degli impianti di compostaggio e di biomasse, deve mettere in conto che il metano inquina più del carbon fossile. E tra poco vi diremo anche qual è la capacità dell'Italia di produrre effetto serra, sarà una sorpresa. Ed a subire la minaccia dell'effetto serra, dicevamo, dello scioglimento dei ghiacci sono anche i nostri animali. Professor Iovere, dal 1900 si sono già estinte 400 specie, altrettante sono a rischio estinzione. Certo, buongiorno a tutti e grazie Aldo dell'invito. È una preoccupazione, cioè tutti quanti noi dobbiamo prendere coscienza di questo problema. Non è solo allarmismo giornalistico, ma dobbiamo apprendere che questo clima è dovuto a tantissimi nostri errori che quotidianamente noi svolgiamo. Per quanto riguarda gli animali, si pensa che quasi il 16% degli animali si estingueranno, ma la cosa più grave è che ci sarà un po' uno spostamento, cioè dal punto di vista di animali, prendiamo che ne so, nel mare, i merluzzi se ne andranno un po' sempre più al nord. Gli animali in genere, quando c'è il caldo, tendono a diminuire la loro massa corporea perché hanno bisogno di una dispersione termica maggiore. E questo non è una curiosità scientifica, è stato provato per esempio in alcune ricerche che hanno fatto in Inghilterra su una pecora nell'Highland scozzese, hanno visto che per 25 anni
con questo problema di riscaldando solo per di un grado il riscaldamento sì. del pianeta, questo animale ha diminuito la sua massa del 5%. Quindi questo che significa? Significa che a un certo punto ci troveremo a disposizione, anche dal punto di vista nutrizionale, una quantità inferiore insomma, di alimenti. E poi ci sono un po' tutti i disturbi, i disequilibri, cioè per esempio nei nostri mari, più volte nel nostro, quando ci siamo visti il venerdì per quanto riguarda la classe veterinaria, abbiamo detto che ci sono oramai specie di pesci di importazione. Questi non hanno poi nei nostri mari, non hanno competitor. E allora cosa succede? Succede che si espandono in una maniera a danno di semmai di specie autoctone. I cosiddetti pesci alieni. Che I pesci alieni, i pesci che superano. Le sepsiani che superano. Quindi non trovando competitor danno dei problemi semmai alle nostre produzioni, alle nostre culture e quant'altro. Ecco, stiamo vedendo delle immagini di animali, diciamo, alcuni animali che sono sicuramente in via di estinzione, lo saranno appunto con il cambiamento climatico, ma ci sono, come dicevamo, ci sono anche animali che, comuni che noi abbiamo sul nostro territorio che rischiano proprio perché o dimagriscono oppure si ammalano. Ma anche insetti, ricordiamoci anche insetti, che questa condizione, da una parte, per esempio insetti, abbiamo visto zanzare, accenneremo sicuramente al discorso delle malattie, ma api e farfalle o insetti impollinatori avranno dei problemi, avranno dei problemi, per cui, e questo lo sappiamo benissimo, c'è qualcuno che diciamo fa una campagna su internet che quando moriranno le api abbiamo l'uomo ha 3 anni di vita sulla terra. Ecco, dicevamo, l'aumento delle temperature significa anche aumento delle malattie insolite, quelle che noi leggiamo sui giornali, però non ci rendiamo conto ancora di che cosa significa. Quelle provocate dall'arrivo, lo diceva lei prima, degli insetti dalle aree tropicali, come la zanzara tigre, che ormai abita stabilmente. Sì, dall'83 è da noi. È da noi, che si infetta e trasmette a noi la chikungunya, che è una febbre virale. Fortunatamente sempre, quasi sempre dal decorso benigno, però dà un sacco di problemi. Quindi dengue e chikungunya sono malattie che prendiamo da... Se un po' di anni fa, Aldo, ci siamo occupati dell'influenza, io venni a parlare di questo chikungunya, che in effetti era una malattia, una curiosità scientifica, anche questo nome, che significa poi in lingua magonde, significa malattia che spezza, perché dà dei problemi articolari. Pensate che in questo momento tutta l'America del Sud ci sono 2 milioni di persone ammalate di questa malattia. E in Italia è una febbre, inizia a una forma simile influenzale, però quello che è importante è che dà dei dolori articolari. Ecco qui, è stato punto il bambino. Esatto, dà dei dolori articolari abbastanza seri, quindi le persone anziane, per esempio, i bambini, sono a rischio, al di là dei dolori articolari, anche di condizioni di complicanze molto più serie. Non dimentichiamo che questa è una malattia che, si dice da noi, fa delle incursioni. Cioè è capitato che persone che vanno in paesi, per esempio per turismo, possono infettarsi, essere punti da questa zanzara e portare la malattia in Italia. Gli ultimi casi segnalati, si parla degli ultimi 2-3 anni, di 146 casi di chikungunya importati, cosiddetti non autoctoni. E poi c'è un episodio bellissimo che è stato descritto nel 2007, dove una persona sola con una sindrome, diciamo, influenzale parte dall'India, arriva a Bologna e viene punto dalle zanzare tigre che esistono nei nostri territori e si diffonde un'epidemia su 256 persone. Quindi vedete com'è importante riscaldamento del pianeta, arrivo di zanzare vettori di malattie infettive, una persona che entra semmai in Italia per viaggio o per lavoro e possiamo averci quindi dei casi che si possono estendere nel nostro territorio. Chikungunya, dengue, Zika virus, tutte malattie si dicono arbovirosi. Che prima si leggevamo sui libri soltanto. Sì, no? Sono arbovirosi perché sono proprio il termine deriva da arthropod born virus, cioè una malattie trasmesse da artropodi, che sono quindi malattie, come vedete, zoonosiche e non. Per esempio la dengue è solo uomo, però la zanzara fa da ciclo, cioè chiude questo ciclo. Ecco, un argomento sul quale poi dovremmo approfondire, perché qui ci sono milioni di persone che vanno durante l'inverno, vanno nei paesi tropicali o anche in Africa o ai Caraibi. Vera emergenza Caraibi, Cuba, Brasile,
sono trovate cartellonistica dappertutto e lì c'è un discorso di prevenzione su quello che possa essere l'uso di repellenti, vestiario e quant'altro. Sì. Ecco, l'estensione dell'area tropicale fa inoltrare fin qui l'etina tumida, un argomento, un insetto di cui abbiamo già parlato, ma è diventato ancora più di grande attualità. L'etina tumida purtroppo minaccia le api, le api che poi sono uno dei nostri guardiani, è vero, del clima. L'ape è il classico bioindicatore ambientale. Bioindicatore delle biodiversità. Se l'ape sta bene, quindi conserva un territorio, c'è biodiversità, c'è l'impollinazione, quindi è veramente in diretta connessione con quello che è la vita dell'uomo. L'etina tumida è un coleottero, esisteva in zone diciamo tropicali, subtropicali, e appunto con questo aumento di un grado e mezzo, correnti, anche importazioni delle volte ecco non controllate di api regine, perché c'è un traffico poco diciamo visibile di queste specie animali, che delle volte gli allevatori non bene a conoscenza possono portare questo coleottero, e questo distrugge diciamo poi tutto l'alveare, tutta la mielata, i danni sono notevoli, con scarsi risultati anche dal punto di vista poi di controllo di questa patologia. Infatti una malattia del genere, secondo il Ministero, una volta che è entrata in un apiario, quell'apiario deve essere distrutto, se non avviene già naturalmente in seguito a questo coleottero che depaupera tutto diciamo il miele che le api hanno. Qui vediamo un'ispezione, vero, dell'alveare alla ricerca di questi coleotteri. Eccoli qua, che praticamente distruggono l'alveare. Distruggono l'alveare. Quindi, come vediamo, tanti sono i problemi. C'è una curiosità anche per chi è appassionato di Nemo, il classico pesce pagliaccio che noi abbiamo visto tanto nel film, quindi i bambini animati, e qua nei cartoni animati. Per esempio è stato visto qui in una sperimentazione che è stata fatta in un'università americana, l'aumento del riscaldamento del pianeta porta anche un aumento della CO2 nell'acqua, quindi dispersione di CO2 nell'acqua, quindi si parla quasi del 20%. E si è visto che il pesce pagliaccio con l'aumento di CO2 praticamente perde quelli che sono i freni inibitori, per cui diventa un po' più, si azzarda un po' più a uscire dall'anemone e quindi viene in parte mangiato dai pesci più grandi. Quindi vedete il danno delle volte diretto e indiretto del riscaldamento del pianeta anche su sostanze, diciamo, su animali che noi abbiamo conosciuto in un certo modo, che sta nella sua anemone, viene a perdere i freni inibitori. E chiaramente poi tutte le barriere tropicali, anche quelle avranno un danno notevole da questo problema. E chiudiamo con lo scioglimento dei ghiacci, che poi è l'effetto, come dire, più preoccupante, più catastrofico, se dovesse avvenire. Da molti scienziati ritenuto inevitabile, anzi molti lo considerano, lo stimano, già in atto. Vedete in questa computer grafica, in questa simulazione, i ghiacci che si riducono, si sciolgono e ovviamente, e quindi riducendosi lasciano acqua, rilasciano acqua, l'acqua aumenta. Ecco, vedete qui partendo dall'Australia, l'Italia, vedete come si riduce, su come si riduce la massa terrestre, vedete come si assottiglia lo stivale italiano, vedete dove arriva l'acqua, lo scioglimento dei ghiacci e quindi il ridisegnarsi della morfologia terrestre, vero professore? Certo. E qui parlano alcuni che a Milano si faranno il bagno nel 2100, quindi Milano sarà su una città sul mare. Sì. E qui vediamo poi le grandi città, che cosa succede nelle grandi città, tra poco vedremo una cosa che da una parte ci incuriosisce, ci fa sorridere, dall'altra dovrebbe terrorizzarci. Ecco, qui vedete l'acqua che avanza, le città che praticamente poi scompaiono perché vengono sommerse. Ecco, vedete l'acqua che avanza, Miami, New Orleans, le città americane sulla costa atlantica, le isole caraibiche che si riducono praticamente quasi al nulla. E qui vediamo Roma. Roma come sarebbe se gli ghiacci si sciogliessero, e quindi vedete da Roma, che è questo qui è l'agglomerato urbano, questa è una videata di Google, vedete 3 metri acqua, vedete l'acqua che avanza, poi l'acqua 5 metri e 6, vedete avanza ancora, poi fino ad arrivare insomma ecco 7 metri, poi andiamo avanti, l'acqua avanza sempre di più verso la città, l'ha quasi raggiunta, qui 10 metri,
10 metri e poi insomma 17, vedete l'acqua arriva, salire, arriva certo. L'acqua già sulla città eterna, su Roma, 21 metri, è già quasi arrivato, e poi fino ad arrivare, pensate, fino a 60 metri potrebbe alzarsi il livello delle acque se si sciogliessero tutti i ghiacci, vedete qui 30 metri praticamente l'acqua è arrivata, è a Roma insomma. E qui a 60 metri Roma è praticamente scomparsa. Speriamo che questo non accada. Qui vediamo l'Italia, il Tirreno, la Campania. Vedete, qui è, se si sciogliessero i ghiacci, che cosa accadrebbe da noi? Vedete che Salerno e Napoli sono scomparse, sono sott'acqua. L'acqua arriva, vedete, per quanto riguarda la provincia di Salerno, fino ad Albanella, ad Altavilla Silentina. Vedete, Roma è già avanti, vedete, Roma è in acqua, Roma è sott'acqua. Sembrano cose impossibili, però in questo momento queste condizioni le stanno decidendo una serie di paesi dove ci sono alcuni, sappiamo benissimo, quelli tra virgolette che si considerano sottosviluppati ma sono al di sopra dell'economia nazionale, tipo l'India, dove dicono noi abbiamo bisogno comunque di progredire, di andare avanti, però quanto ci costa poi questo? In effetti Cina e India, situazione. Giustamente, come diceva il professor Iovene, sono i paesi che ci possono salvare, se volessero. Sì. E come vedete Napoli ormai è in acqua, Salerno è scomparsa, Battipaglia, anche Battipaglia è sotto l'acqua, l'acqua arriva a Campania, vedete? E quindi questo è lo scenario se si dovessero sciogliere i ghiacci con un aumento del livello dell'acqua da un metro fino a 60 metri. Bene, noi Una retromarcia, serve una presa di coscienza da parte di tutti. Sì.